Lakers che, come detto, in una domenica piovosa hanno perso contro Memphis con Gilberto. C'era Gilberto, è passato Gilbert Arenas, provinato, uno che gli assomigliava, è passato Gilbert Arenas, provinato dai Lakers con risultati alterni. Fantastico coach Brown, si mi hanno detto che l'abbiamo provato, ma fino a che non è una cosa seria non mi chiamano, il che significa che non è mai stata ritenuta una cosa seria da Kupchak. Curioso il commento di Wallace, GM dei Memphis Grizzlies: avevo letto su un blog di Memphis che poteva essere interessante per noi, allora l'ho preso. Non credeteci ovviamente, però questo No, credete a tutte e due le cose, sia al fatto che Brown non sapeva, ha saputo No. Sia al fatto che Brown ha saputo a provino fatto che avevano provinato Arenas, sapeva che Arenas era uno dei giocatori di cui si parlava, ma del provino ha saputo a provino fatto. Questa era la parte che credevo anch'io, la seconda mi molto di più, molto di più al blog di Chris Wallace. Ma no, allora allora non abbiamo capito niente. No, è assolutamente così. Cioè io leggo sul blog Forza Memphis e Arenas, e lui fa, è Arenas, solo una brutta idea. Sì, ok, sì, perfetto. Sì, è così. Però allora i bloggers dicono, scusi, però perché lei piglia $700,000 e io vado a lavorare in fabbrica? Ma vabbè, ho capito. Poi naturalmente non tutti i suggerimenti nei blog vengono accolti. Quello gli ha fatto scoccare la scintilla. Benissimo. Chiedo scusa. Jenkins che sbaglia, rimbalzo per Bynum, apertura per Sessions, fascia centrale per Gasol che arriva primo stavolta, tiro da tre di Bynum. Siamo alla totale disfunzionalità, a parte il fatto che è sparito il pick and roll centrale con Sessions che si era visto ripetutamente, questo cambio, tiro costa il cambio, cambio alla Popovic, ed è certo, se esce Bryant per quello che ha fatto domenica, non esce Bynum per questa. Oh mamma mia.